sono Dardo Fioravanti, sono un industrial designer, quindi mi occupo di design, ovvero della disciplina che è nata con l'idea poetica e anche molto, diciamo, vicina alle persone, alla gente reale, di poter disegnare gli oggetti della vita quotidiana dandogli un senso, dandogli una qualità formale, estetica, una qualità anche di accessibilità, nel senso anche economico del termine. Man mano che diventavo grande, in realtà riuscire ad arrivare a bere quel caffè diventava sempre di più una specie di obiettivo che poteva essere simile a quello di poter avere un motorino o avere le chiavi di casa, perché era una cosa che era severamente vietata in casa mia, no? Era una cosa da grandi. E quindi quando vedevi bere questo caffè c'era qualcosa di misterioso, qualcosa che aumentava sempre di più questa magia. Ci faceva venire voglia di possederlo, di poterlo provare. E quindi quando ho bevuto il primo caffè, verso intorno ai 16 anni, che dopo, quindi anche abbastanza tardi, è stata una piccola magia. Con il caffè è fatto di diversi appuntamenti, 6-7 caffè al giorno, che hanno, diciamo, funzioni e aspetti diversi. Quello della mattina, per esempio, ha proprio una senso funzionale, in senso stretto, cioè è qualcosa che mi serve un po' come da motore d'avviamento della giornata. Mentre ci sono altri caffè, come per esempio quello metà del mattino, metà del pomeriggio, che hanno più un senso intimo. Sono dei rituali in cui io, con una liturgia proprio esatta, ripetizione dei gesti sempre uguale, no? Riesco a preparare una piccola bevanda che mi serve per fuggire dagli impegni, dalle preoccupazioni, dai pensieri, dalla routine, e prendermi quello che si chiama un piacere denso e minimale, no? Come una specie di puntura di spillo, che però della puntura non ha niente, è un piccolo piacere puntuale, puntiforme, che ti dà il senso di poterti riappropriare in qualche modo del tuo tempo.